primo trofeo della nuova stagione o ultimo dell'anno. Guardandola da un lato oppure dall'altro, il Supercoppa Day del prossimo 21 dicembre nella casa della Pallamano di Chieti rappresenta il primo acuto della stagione della Pallamano italiana appena prima della pausa natalizia. Due partite, Brixen Sud Tirol e Iomi Salerno al femminile e Conversano Raimond Sassari per gli uomini, la prima alle 16 e la seconda alle 18, assegneranno uno dei titoli più ambiti del panorama nazionale. Seguiranno Coppa Italia e Scudetto, questo è sicuro, ma si comincia sempre dal Supercoppa Day. E allora, se è vero che tutto parte da qui, dall'evento di Chieti e dai suoi duelli, è giunto il momento di presentarle una per una tramite i numeri e le voci dei protagonisti, le due partite che animeranno il prossimo mercoledì della Pallamano di casa nostra. A proposito, esserci o vivere il Supercoppa Day è possibile raggiungendo la casa della Pallamano e acquistando il proprio biglietto attraverso il circuito Viva Ticket, oppure da casa seguendo la diretta televisiva su Sky Sport Arena o ancora il live streaming di Eleven Sports. La storia, peraltro piuttosto recente, di questa competizione nata al femminile nel 2006 ha una protagonista su tutte. La Iomi Salerno, oltre che detentrice del trofeo, è la squadra che l'ha vinta per il maggior numero di volte, 6 in tutto, e questo raccogliendo i suoi successi tutti negli ultimi 10 anni. Il lustro compreso tra 2017 e 2022 poi ha sempre visto capitan Pina Napoletano sollevare la coppa, ad eccezione di una occasione nel 2019, quando a rovinare la festa sul neutro di Bolzano era stata proprio l'avversaria di mercoledì, il Brixen Sud Tirol. I giorni nostri, quelli ancora più vicini a noi, ci riportano però alle sfide dell'anno passato, nelle quali Bressanone ha sempre battuto Salerno nelle gare che contavano. Lo ha fatto in finale di Coppa Italia a Salso Maggiore Terme e poi ancora nella serie di finale Scudetto del maggio scorso. Insomma, quella di Chieti è una sorta di superbella, un extra time che giunge peraltro a 18 giorni di distanza dal pareggio con cui è terminato l'unico precedente stagionale, 27-27 al Palapalumbo per la decima giornata. Molto è cambiato su entrambi i fronti rispetto all'anno scorso. Salerno ha dato forse la sterzata più netta e certamente più vicina sotto il profilo temporale, con l'avvicendamento a novembre tra l'uscente Laura Avram e Francesco Ancona in panchina. Il tecnico pugliese, dopo aver vinto tutto da allenatore nella sua Fasano sul versante maschile, sogna di ripetersi anche tra le donne. Sì, è una partita che tutti vorrebbero giocare, è partita secca dove, sì, è vero, abbiamo incontrato il Bressanone un po' di giorni fa e penso che sia il momento giusto per giocare questa partita. La squadra è cresciuta molto, è motivata, c'è tanta positività intorno alla squadra, quindi non vediamo l'ora di andare in campo. Chi di Supercoppe ne ha vinte 4 in carriera, 3 con Conversano e una proprio con Bressanone, e l'ala sinistra Giada Babbo, 71 reti all'attivo in stagione, seconda nell'organico soltanto a Esma Muratovic, la new entry montenegrina che ha chiuso in doppia cifra con 10 reti lo scontro diretto del 3 dicembre scorso. Siamo tranquille tutta la settimana che lavoriamo per questa gara, siamo cariche e concentrate, nonostante comunque arriviamo con degli infortuni importanti, però sicuramente tutte noi ce la metteremo tutto. Affrontiamo nuovamente il Salerno, nonostante comunque rispetto all'anno scorso l'organico è cambiato tanto, vedo comunque che c'è grinta e voglia di fare bene. Personalmente mi piace tanto giocare partite di questo livello, non vedo l'ora. Passando agli uomini, finale inedita se non altro perché è la prima volta della Raimond Sassari di una squadra sarda e, per i curiosi, di una squadra isolana in una gara che vale la Supercoppa. Sensazioni, quelle di una partita come questa, che invece a Conversano conoscono bene detenendo il record di vittorie maschili, 5 distribuite tra il 2006 e l'anno passato, quando la squadra di Alessandro Tarafino ha bissato il trionfo dell'anno prima sempre a Chieti. I pugliesi hanno dominato la scena nazionale dell'ultimo biennio, 5 dei 6 titoli in palio tra Supercoppa, Coppa Italia e Campionato sono andati ai biancoverdi. L'unico neo è rappresentato proprio da Sassari, che nel febbraio scorso, quasi un anno fa, ha sollevato al cielo la Coppa Italia, il primo titolo della storia societaria, a Salso Maggiore Terme, superando proprio Conversano in una finale incredibile terminata ai tiri dai 7 metri.
Conversano ha rivoluzionato la rosa. Agli addii di Davis, Radovcic e Umberto Giannoccaro, la società ha risposto coi vari Pablo Marrocchi, Riyad Suid e ancora Vrbel, Arakaki, Yakemet e Paoloni. Tante novità, forse troppe, a tal punto da determinare qualche oscillazione di classifica, dove Conversano è seconda ma paga un ritardo sul primato di Bressanone di ben 6 punti. La Supercoppa, insomma, è un'occasione di riscatto da non fallire. Non arriviamo di certo con un umore alto, però sappiamo che è una partita difficilissima mercoledì ed è una finale, è uno scontro secco e dobbiamo resettare le partite precedenti dove non abbiamo giocato al massimo e dobbiamo concentrarci e dare tutto quello che abbiamo in campo per 60 minuti e cercare di portare a casa la Coppa. Gara completamente diversa rispetto alle altre, forse ancora più difficile rispetto a Bolzano e Cassano negli anni precedenti, e dobbiamo stare super concentrati dal primo minuto. Discorso analogo e pressione forse ancora maggiore in casa Raimon Sassari. I sardi hanno vissuto una prima parte di annata tribolata con 6 sconfitte di cui 4 consecutive che hanno determinato le dimissioni del tecnico Luigi Passino. Il ritorno al successo sabato scorso a Fondi e con in panchina la soluzione ad interim rappresentata da Lorenzo Vosca è il barlume di luce su cui i rossoblù fondano il loro impegno in Abruzzo. La motivazione per il trofeo in palio farà ovviamente il resto. Finale che diciamo ci siamo guadagnati l'anno scorso, ci teniamo tantissimo, ma come del resto qualsiasi finale giochi, quindi cerchiamo un po' di spostare diciamo le cose che stanno succedendo in campionato, cercheremo di rimediare con questa Supercoppa che per noi è una grande possibilità. Chiaramente gli stimoli ce l'avremo tutti al massimo perché, non, ripeto, è una finale che dà un trofeo che Sassari non ha. Ci teniamo a portarlo in Sardegna, veramente venderemo cara la pelle di sicuro, ecco. La storia impone ancora di ricordare che si giocherà al femminile come al maschile per la 16ª Supercoppa da aggiungere all'Albo d'Oro. Ma i numeri si sa perdono ogni valore al fischio d'inizio. E allora appuntamento a Chieti il prossimo 21 dicembre con diretta Sky Sport Arena e Eleven Sports. Mai come stavolta l'augurio è valido ed è quello di sempre. Buona pallamano a tutti.